Dovremmo essere in diretta e c'è bisogno di sapere se si sente bene, se funziona bene l'audio, se c'è qualcuno che mi sa dire qualche cosa in proposito. Questo lo alziamo un po' di più, così si vede meglio. Questo, così. Allora. Ah, ecco, si sente bene. Si sente e si vede bene. Benissimo. Enrico Ballantini mi sta aiutando a capire come vanno le cose. Aspettiamo ancora qualche amico prima di intanto finisco di sistemare qui qualche cosa del collegamento. Mi vedo in una finestrina molto piccola, ma andrà bene così. Questo qui. Ho toccato delle cose che non dovevo toccare. Bene, vediamo. Ci sono già un po' di persone, aspettiamo ancora qualche minuto, come sempre, per poter va bene, allora. Ecco, spero che si veda abbastanza bene. Sto cercando di sistemare le cose nel modo migliore che sia possibile. Spero che si senta bene, eh? Fatemi sapere se va tutto bene. Stiamo per riprendere la lettura che abbiamo interrotto la volta scorsa. Se c'è qualcuno degli amici che intanto mi dice se sta andando tutto nel modo migliore, direi di sì. Sentite bene? Sì, ok. Benissimo. Allora, ben ritrovati per questa occasione preziosa con la quale passiamo insieme un po' di tempo, un'oretta, non so, vedremo quanto tempo, leggendo insieme l'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77 e riprendiamo la lettura del primo volume dai mondi invisibili e prendiamo questa lettura da pagina 160. Ci stiamo addentrando lentamente dentro l'insegnamento, queste sono le fasi iniziali in quali i maestri hanno cominciato a predisporre quelle lezioni importanti che verranno un pochino più avanti, quando sarà stato ben chiarito e assimilato il linguaggio che i maestri utilizzano e anche i concetti di base, proprio quelli che ci permettono poi di cominciare a costruire. Queste sono le fondamenta. In realtà molti di questi concetti sono condivisi da varie scuole di pensiero. Diciamo che la nitidezza e la chiarezza con la quale i maestri del cerchio illustrano questi concetti condivisi da altre scuole di pensiero è veramente unica, è molto
facile entrare dentro concetti così desueti attraverso le parole dei maestri. Vi ricordo che quello che noi leggiamo non è qualcosa che è stato scritto. Queste sono lezioni che sono state pronunciate, sono state dette. Sono state dette tramite Roberto Setti, che fungeva da strumento, e sono state dette in un gruppo di persone che è rimasto abbastanza contenuto per tutti i primi anni di questa esperienza del cerchio, e poi sono state trascritte praticamente pari pari da come sono state dette, e già questo è una cosa eccezionale, perché la perfezione linguistica che si trova, che si riscontra dentro l'insegnamento dei maestri del cerchio, fa pensare più a qualche cosa che viene scritto, elaborato, corretto, per trovare la forma migliore. Loro pronunciavano queste lezioni, che sono tutte quante a disposizione, anche in audio, pronunciavano queste lezioni, perfetto, fa piacere, pronunciavano queste lezioni così, come le leggiamo. Sono state prese, trascritte prima, c'è stato qualcuno che si è preso l'onere di trascrivere, sbobinare ore e ore e ore e ore di lezioni, e poi la sbobinatura, questa sbobinatura è stata semplicemente radunata, questi materiali venivano radunati, e poi assemblati. Assemblati da chi? Sempre da loro, sempre dalle guide, che sceglievano che cosa dovesse comporre il corpo dell'insegnamento. Dunque, siamo già un po' di persone, quindi diciamo che noi adesso ricominciamo la lettura. Eravamo arrivati a pagina 160 del volume Dai Mondi Invisibili, edito dalle Edizioni Mediterranee, come tutti i volumi di insegnamento del Cerchio Firenze 77. Ed eravamo arrivati al capitoletto L'anima, dove si dice: il corpo umano discende da quello animale, l'entità animale, allorché ha ritratto tutto ciò che doveva ritrarre, silenziamo subito, tutto ciò che doveva ritrarre dalla trasmigrazione nei regni minerale, vegetale, animale, si congiunge con il terzo aspetto dell'assoluto e diviene anima umana. Da qui la differenza fra entità animale ed umana. Rileggiamo queste tre righe che sono importanti. Innanzitutto si parla di un'entità animale. È come dire che l'animale non è solo quello che noi conosciamo come animale, ma c'è proprio anche una dimensione. C'è un'entità animale che trae il succo dalla sua esperienza di animale. Allorché ha ritratto tutto ciò che doveva ritrarre dalla trasmigrazione nei regni minerale, vegetale e animale. Ricordate che abbiamo parlato che la prima forma di coscienza che pulsa, che è proprio un atomo di coscienza che pulsa, sta nel cristallo nel momento della cristallizzazione, cioè quando il cristallo si forma, lì vibra qualcosa. Questa vibrazione è una vibrazione di un grano, un minuscolo grano, un atomo di coscienza che vibra. Poi, dopo il regno minerale, c'è il regno vegetale con tutte le varie forme di piante, con tutte le loro peculiarità, le differenze tra una pianta e un'altra, una grande distesa di erba, di prato verde. Fa capo anche quella a un atomo di coscienza, cioè come una vibrazione collettiva, venivano chiamate le anime gruppo, tutte queste forme di vita vegetale, minuscola, quasi insignificante dal punto di vista spirituale, e invece anche lì c'è un atomo di coscienza che vibra con quelle che sono le sensazioni delle piante. Oggi, per esempio, c'è un gran vento, e gli alberi si piegano sotto il vento, le foglie percepiscono qualche cosa, le piante percepiscono l'umidità, percepiscono il calore, la siccità, percepiscono tutto quello che è l'ambiente che le circonda. Non hanno la possibilità di muoversi, di movimento, sono ferme, sono statiche. Le
piante, perché quella è già una fase dove c'è la possibilità del movimento che riguarda di più un animale. Allora un animale sperimenta cose diverse. Ecco, tutti questi sono, abbiamo detto la volta scorsa, dei centri di sensibilità e di espressione. Per esempio, la sensibilità di una pianta rispetto alla siccità è tale per cui percepisce la siccità la pianta e la sua espressione è un po' risecchirsi, perdere forza nel fogliame, mostrare questa sensazione di siccità. Non ha consapevolezza di sé, è solo ciò che avviene, ma quella esperienza si iscrive dentro questo atomo di sentire della pianta. Poi si arriva al mondo animale, l'animale si passa dai microbi agli animali più evoluti. Quando c'è stato tutto questo percorso in cui la coscienza si accresce di esperienze sempre più significative, si arriva al momento in cui questa entità animale si congiunge, dice il maestro, con il terzo aspetto dell'assoluto. Qual è il terzo aspetto dell'assoluto? È la manifestazione di una mente a vari livelli, con varie complessità, e questa mente è capace di riflettere su se stessa. L'uomo è l'unico essere vivente di tutta questa catena di coscienza che via via si viene costituendo, è l'unico essere che è capace di riflettere su di sé. Ed è capace di dire io sono, è capace di dire io ho fame, io ho interessi, io ho sede. Mentre una pianta, se avesse un linguaggio e potesse esprimersi, direbbe solo sete, direbbe caldo, non direbbe io ho caldo, direbbe ciò che percepisce come sensazione molto primitiva. L'uomo è un altro livello. Qui si dice, quando l'entità animale, allorché ha ritratto tutto ciò che doveva ritrarre dalla trasmigrazione nei regni minerale, vegetale e animale, si congiunge con il terzo aspetto dell'assoluto e diviene anima umana. Da qui la differenza fra entità animale e umana. Quando, moltissimi secoli fa, avvennero le prime congiunzioni tra entità animale e terzo aspetto dell'assoluto, la razza umana sulla Terra non esisteva. Quindi quelle entità che si erano unite al terzo aspetto dell'assoluto, le chiameremo entità uomo per distinguerle dalle altre, dovettero reincarnarsi in un corpo animale, precisamente scimmie. Capite bene? Questo è un passaggio importante perché c'è da considerare un'evoluzione della coscienza e un'evoluzione della forma. In questo processo evolutivo che avviene, quando arriva il momento in cui si deve incarnare un'entità umana, un'anima umana, si reincarna in una situazione, in una condizione dove ancora l'evoluzione della forma non ha prodotto un corpo umano vero e proprio. E quindi le prime incarnazioni di anime umane avvengono in un corpo il più vicino possibile a quello umano. E noi sappiamo oggi che vi sono delle scimmie, due categorie di scimmie, le quali hanno un unico cromosoma di differenza rispetto al corpo dell'uomo. Esse vissero una vita quasi in tutto uguale a quella degli animali. Esse, intendo dire, umane, le entità uomo, vissero una vita quasi in tutto uguale a quella degli animali per molti anni ancora, con la differenza che ogni qualvolta si univano due corpi animali, appartenenti però a entità uomo, nel corpo che si generava si incarnavano sempre altre entità uomo. Quantunque corpi generati fossero ancora tali e quali quelli delle scimmie di allora. È chiaro dunque questo passaggio. Quando si univano due corpi, i quali
erano, tra virgolette, diciamo, abitati da entità uomo, le creature che nascevano venivano a loro volta abitate da entità uomo. È vero che il disuso atrofizza l'organo e l'uso lo sviluppa, ed è altresì vero che l'entità uomo, essendo più a contatto con l'intelletto di quello che lo siano gli animali, usava il proprio corpo in modo diverso da come lo usavano le bestie. Così, attraverso generazioni e generazioni, attraverso atrofizzazioni e sviluppi di organi, si formarono dei corpi molto diversi da quelli scimmieschi. Si formò la razza umana tuttora in evoluzione. Infatti, il corpo deve rispondere alle esigenze dell'evoluzione individuale. Così notiamo soggetti dotati di poteri taumaturgici, di medianità, veggenza, eccetera, ma il corpo fisico non solo risponde alle esigenze individuali, bensì anche alle esigenze dell'era spirituale. Sono tutte brevi frasi, ma che sono molto ricche di significato, sono come titoli di argomenti vastissimi che potrebbero essere approfonditi. Per esempio, che il corpo fisico non risponde solo alle esigenze individuali, bensì anche alle esigenze dell'era spirituale, per cui un corpo fisico che nasce in questa era spirituale è un corpo fisico diverso dai corpi fisici che hanno vissuto ere spirituali diverse dalle nostre. Già i corpi fisici che rispondono a un grado evolutivo, a un grado di coscienza diverso, sempre all'interno della stessa era spirituale, ma un grado di coscienza evolutivo diverso, voi pensate solo a come erano gli uomini del Medioevo, molto più piccoli, forti, robustissimi, questi che combattevano dentro queste armature che pesavano un sacco e roteavano nelle battaglie questi spadoni immensi. Erano delle potenze, oggi non potremmo neanche immaginarci di confrontarsi con figure di questo tipo. Erano persone con un fisico potentissimo, oggi siamo più fini, più esili. Diciamo che l'evoluzione ci ha condotto in un'altra direzione. Perché? Anche perché l'era spirituale e l'esigenza attraverso cui quell'era spirituale, l'esigenza che abbiamo di manifestare la spiritualità attraverso altre modalità più intellettuali, un pochino più raffinate, dove siamo circondati da oggetti, da comodità, che ci permettono, che indeboliscono in un certo senso il nostro corpo, ovvero lo indeboliscono, non richiedono un corpo particolarmente strutturato, non c'è necessità che vi siano uomini che esprimono questa potenza fisica, per esempio, per far capire di cosa stiamo parlando. Questa è la vera ragione che determina la continua evoluzione della razza umana. Si domanda ove sia l'anello di congiunzione fra l'uomo e la scimmia. Vi sarà facile capire che non un solo anello è esistito, bensì miliardi. Per passare da quella scimmia che ha visto le prime incarnazioni di anima umana in corpi di scimmia, per passare da quello a dei veri e propri corpi diversi, che sono corpi più da uomo, contenenti anime, entità uomo, ci sono voluti miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di generazioni. Passate proprio tantissime generazioni, per cui non è possibile individuare il momento in cui dalla scimmia si passa all'uomo. Bisogna distinguere discendenza del corpo fisico e provenienza delle entità. Allora, il corpo fisico umano discende dallo stesso ceppo che ha dato origine all'odierna razza delle scimmie, perché nel grande disegno che tuttora vige e secondo il quale si svolge l'evoluzione di tutti gli universi e del presente universo e della Terra, il corpo, veicolo fisico, che fino
allora si era formato e dal quale più facilmente si sarebbe potuto avere un veicolo adatto all'individuo uomo per la sua evoluzione, era quello delle scimmie. Ciò però non significa che tutte quelle entità che abbiano terminato il loro migrare nei tre regni naturali del mondo fisico debbano avere avuta come ultima forma fisica un corpo di scimmia. Cioè, l'entità che è pronta per incarnarsi in un corpo fisico umano può avere avuto nell'incarnazione precedente la forma di un cane o di un cavallo, non esclusivamente quello della scimmia. Mentre dapprima il processo dell'incarnazione ha lo scopo di organizzare e sviluppare i corpi astrale e mentale, dopo lo scopo è diverso. Costituire la coscienza. Quindi qua ci stanno dicendo i maestri che tutto questo percorso che avviene, mondo minerale, vegetale, animale, e tutte le varie forme di animale, forme gruppali, forme individuali di animale, hanno tutto lo scopo di costituire corpi sempre più complessi, sempre più raffinati, forme fisiche sempre più organizzate e cominciare a costruire con gli animali anche una mente che inizialmente è istintiva e poi diventa sempre più organizzata anche quella. Lo scopo è questo, dei mondi che precedono l'esperienza da uomo. La fascia evolutiva di esperienza da uomo è preceduta dalla preparazione dei corpi e al tempo stesso anche la coscienza si organizza attraverso esperienze collegate esclusivamente ai corpi fisici, ai corpi astrali e a una mente molto embrionale. Quando diciamo, l'esperienza di tutto questo passaggio attraverso altri mondi conduce a una coscienza costituita al punto da poter esprimere qualche cosa di più, si entra nella dimensione della coscienza, nel senso che lo scopo della vita da uomo è costituire la coscienza. Dirà, si costituisce i corpi fisici, i corpi astrali. L'obiettivo è la costruzione della coscienza. Costituire la coscienza. Se prima il corpo astrale e il mentale si organizzavano, nascevano e dopo, attraverso lo sviluppo dell'astrale e del mentale, nasce che cosa? Nasce l'acasico. L'acasico è il veicolo della coscienza, il quale dovrà a sua volta svilupparsi, ampliarsi. Allora non vi sarà più l'uomo, ma il superuomo. Stanno dicendo che il percorso precedente ha preparato i corpi più grossolani. Con l'avvento dell'uomo, cioè le incarnazioni da uomo, questo essere che sta costituendo te stesso, se stesso, attraverso incarnazioni precedenti, ha costituito, diciamo, i corpi di base, adesso si costituisce la coscienza e quando la coscienza viene completata, fase da uomo, ciò che si propone come prosecuzione del percorso evolutivo è il superuomo. L'individuo modifica l'ambiente e da ciò ha una reazione, come se ad un certo momento egli andasse di fronte ad uno specchio e vedendovi la sua immagine riflessa potesse togliere certe imperfezioni. Ecco l'uomo che crea l'ambiente. E l'ambiente che crea l'uomo. Già questo, differente rispetto all'animale, è che l'uomo modifica l'ambiente, si confronta con un ambiente e lo modifica. In questo gioco di incontrare un ambiente, confrontarsi con l'ambiente, modificandolo e confrontarsi con la modifica che ha fatto, c'è una crescita e c'è un confrontarsi anche di se stesso nei confronti dell'ambiente. Quindi, l'uomo crea l'ambiente e l'ambiente crea l'uomo. Cosa si deve intendere? Come si deve intendere la frase Dio creò dal nulla tutte le cose? Domandiamolo alla stessa Bibbia. Essa risponde che avanti la creazione vi era materia informe.
La scienza prova che non può esservi materia che non abbia forma. Quindi, quella che nel testo sacro è chiamata materia informe non è la stessa materia che conoscete, ma un quid che chiameremo spirito. Per cui, prima della creazione, c'era solo lo spirito, il quale, essendo onnipossente, eterno, infinito, non può avere una forma. Perché uno spirito onnipossente, infinito, eterno non può avere una forma? Perché una forma è un limite. Ciò che è contenuto dentro una forma è limitato da quella forma. Se noi parliamo di qualche cosa che non ha limiti, che è eterno, che è infinito, che è onnisciente, onnipossente, se noi diamo questi attributi a questo spirito, dobbiamo pensare che non abbia una forma. All'origine di questo universo, chiamiamolo così, non era ancora terminata la creazione o involuzione. In quel tempo la temperatura della Terra si ritiene fosse pari a 15.000 volte quella dell'acqua bollente. Eppure, vi possiamo assicurare che in quella massa incandescente esistevano già delle forme elementari che divennero antenate delle attuali forme viventi. Man mano che il globo si raffreddava, la materia che lo componeva diveniva sempre più grossolana, tanto che al confronto la vostra materia non è che un gas. Quando questo processo di involuzione ebbe termine, vi fu un momento di pausa, quindi seguì il processo di evoluzione cosmica, che ha sempre progredito e sempre progredirà, fino a quando tutto sarà giunto al principio da cui ebbe origine. Mi rendo conto che questi due ultimi periodi, che vi ho letto adesso, possono risultare un pochino oscuri, però vi posso garantire che andando avanti nella nostra lettura diventeranno molto molto chiari. Per adesso quello che vi invito a fare, alcune volte sarò un po' costretto a fare questo perché non posso anticipare alcune cose per cui ancora non abbiamo diciamo, gli strumenti adeguati per comprendere bene di cosa stiamo parlando. Perciò le anticipazioni sarebbero più dannose che utili. Allora, alcune cose vi invito semplicemente a registrarle, così come sono state esposte, perché proseguendo troveranno la loro spiegazione. Diciamo semplicemente che potete immaginare questo processo di involuzione in cui si contrae una forma, diventa estremamente densa e poi inizia un processo che viene chiamato qui di evoluzione cosmica, cioè di questa materia che torna a fare un viaggio in senso contrario, tornando verso dove? Verso qualcosa di sempre più rarefatto e si rarefà al punto da tornare a non avere una forma. Immaginate questo momento come se fosse un respiro dello spirito, lo spirito che si contrae in un cosmo, diventa una cosa estremamente condensata e poi inizia un viaggio evolutivo che porta questa condensazione, questa forma condensata, a diventare sempre più rarefatta, ad avere sempre più respiro, fino a tornare a non essere più neanche una materia, non avere più una forma e quindi tornare ad essere spirito. Sarà così terminato, alla fine di questo viaggio, per dirla con gli indù, un giorno di Brahma, ovvero un periodo di manifestazione in cui Dio prende il cosmo come sua forma. Cosa si intende per Dio, cosa lo intendano in India, cosa si intenda cosmo, per adesso prendetelo esclusivamente così com'è. Pensiamo solo che c'è una similitudine con questa idea
che gli indiani propongono che ci siano i giorni di Brahma e le notti di Brahma. I giorni di Brahma sono questo movimento di vita, evolutivo, che si rarefà sempre di più nel momento che si arricchisce di coscienza, ha sempre meno bisogno di materia densa e quindi va sempre di più verso la rarefazione. E poi quando si di nuovo entra in contatto, con la dimensione spirituale, torna ad essere ciò che è, ripropone un'altra notte di Brahma. Quando Dio prende il cosmo stesso come sua forma, cioè cosa vuol dire Dio prende il cosmo come sua forma? Vuol dire che se Dio fosse esclusivamente spirito, senza qualche cosa che lo rappresenta nella vita, sarebbe qualcosa di estraneo, fine a se stesso. Mentre invece la forma, Dio prende il cosmo come sua forma, in qualche modo è come dire che c'è qualche cosa che esprime se stesso attraverso una forma. Proseguendo, dice, avrà così inizio la notte di Brahma, dopo che c'è stato il giorno di Brahma, avrà inizio la notte di Brahma, ovvero un periodo di non manifestazione in cui ogni forma si dissolve e la vita unica non è limitata da alcuna forma. Qui siamo costretti in questa fase siamo per forza costretti a utilizzare dei verbi che danno il senso del movimento, della trasformazione, di qualche cosa che prima non c'era e poi c'è. È una fase iniziale dell'insegnamento in cui bisogna cercare di accordare un pochino i suoni. A questo, dice, seguirà un nuovo giorno di Brahma, ovvero la creazione di un nuovo cosmo. E qui ci fermiamo perché la nostra mente vacilla. Dice la nostra, la sua no di sicuro, la nostra vacilla. Fronte all'idea di questo enorme movimento di cui noi siamo un'infinitesima particella. Torniamo allora al periodo in cui apparve la prima cellula vivente sulla Terra. La scienza umana, trovando fossili ai due poli, dice che lì ebbe origine la vita. Ciò è esatto. Infatti, per quanto il clima ai poli fosse tropicale, non danneggiava la vibrazione che chiamate vita, man mano che si raffreddavano, la vita scendeva verso l'equatore. Il processo della cristallizzazione è indubbiamente la manifestazione di una vita, ma il primo organismo vivente che si nutrì e riprodusse fu una cellula vegetale. La vostra scienza dice che ogni cellula ha un nucleo, il quale può essere considerato il cervello della stessa. Quando, attraverso la nutrizione, la cellula raggiunge un volume relativamente considerevole, il nucleo si scinde in due e si formano due cellule. Qual è la ragione che fa prendere al cervello di ogni cellula questi estremi rimedi? Facciamo un esempio. Consideriamo una sfera di volume x e due sfere di volume x diviso 2 ciascuna. A parità di volume, la superficie esterna della prima sfera è di gran lunga minore alla somma delle superfici esterne delle due sfere piccole. Ovviamente le superfici delle due sfere piccole, se le distendessimo, occuperebbero più spazio, più posto, della superficie di un'unica cellula, anche se il volume dell'una e delle due, che sono per grandezza metà dell'una, il volume è uguale, è lo stesso. A parità di volume, la superficie esterna della prima sfera è di gran lunga minore alla somma delle superfici esterne delle due sfere piccole. Voi sapete che la cellula vegetale, per vivere, ha bisogno di luce e di ossigeno, tant'è vero che negli abissi marini non esistono le alghe. Da dove assorbe l'ossigeno la cellula? Dalla superficie esterna. La spiegazione è riferita al primo organismo coercitivamente monocellulare che si riprodusse sulla Terra. Cosicché, quando essa
raggiunse un volume critico a cui l'ossigeno assorbito non è più sufficiente, si scinde in due, per poter meglio assorbire ossigeno acquistando maggiore superficie esterna. Questo è il motivo, questa è la ragione della riproduzione cellulare, una ricerca di ambiente favorevole. È la ricerca di ambiente favorevole che fa muovere la cellula, aggregarla ad altre cellule, formando così un organismo sotto la direzione di un'unica mente in cui ogni cellula ha un preciso compito. Respirazione, digestione e via dicendo. Ed è per lo stesso desiderio che si creano nuovi organi che poi la funzione sviluppa. Cioè l'utilizzo dell'organo creato sviluppa l'organo, è come un muscolo, più lo usi, più il muscolo cresce. In sostanza, ogni vita, man mano che si evolve, ha bisogno di spiegare un grado maggiore di mente, creando o passando ad organismi sempre più organizzati, fino a giungere all'uomo, in cui la mente prende un nuovo indirizzo. Essa è qui come un cieco che a furia di brancolare nel buio e trovare ostacoli finisce con l'imboccare la giusta via, la via giusta. Da questa schematica storia del cosmo si può vedere che tre sono state le grandi onde di vita, evoluzione della materia, evoluzione della forma, evoluzione dell'autocoscienza. Adesso qui si passa a un capitoletto interessante, perché adesso cominciamo piano piano a concentrarci sempre di più sull'uomo, trascuriamo gli aspetti che condotto fino alla costituzione di un corpo abitato da entità uomo e ci concentriamo sull'uomo. Definizione del peccato. Dice il maestro, l'esistenza sul piano divino o evoluzione è costituita dall'insieme delle esperienze acquisite nelle molteplici incarnazioni. Tenetela a mente questa, eh? L'esistenza sul piano divino o evoluzione, il piano divino è usato qui come sinonimo di evoluzione, l'evoluzione è costituita dall'insieme delle esperienze acquisite nelle molteplici incarnazioni. Quindi noi facciamo ripetute esperienze di vita che accrescendo coscienza, danno vita, costituiscono l'evoluzione. Questo è il processo evolutivo ed è il motivo per cui avvengono molteplici incarnazioni, perché naturalmente se l'uomo dovesse vivere una sola vita è poca cosa rispetto a quello che può esprimere come coscienza. Colui che ha assimilato tante lezioni ha meno tendenza a commettere errori, poiché ha una coscienza spirituale che sta svegliandosi. Chi invece ha un patrimonio limitato di esperienze è ignorante rispetto a chi ha un grande tesoro di insegnamenti, quindi cade facilmente. Alla luce di ciò, il concetto che abbiamo di peccato va ridefinito e una definizione potrebbe essere questa. Il peccato è ignoranza, in quanto chi pecca non ha ancora assimilato l'insegnamento che lo porterà a non commettere più quel dato errore. Possiamo anche dire che il peccato è debolezza, quando non si è saputo far valere la volontà, che è una causa alla quale deve seguire un effetto. Questo effetto è di triplice natura. Effetto immediato, in quanto colui che pecca per legge non progredisce, poiché significa che non ha acquisito questa esperienza. Effetto che si ha dopo il trapasso, dato che il rimorso per non essersi adoperati con ogni forza allo scopo di migliorarci. Effetto che
anche alla sua azione nelle prossime esistenze, in quanto chi pecca per giustizia rimane vincolato alla legge karmica. E qui ci sarà un bel po' da approfondire andando avanti nelle nostre letture. La legge karmica non è che, questo è molto importante perché del karma si sente tanto parlare e sicuramente proprio dall'India e da varie scuole di pensiero orientale ci giungono notizie e informazioni sul karma. L'utilizzo, la spiegazione della funzione che ha il karma proposta dai maestri del Cerchio Firenze del 87 prende un po' le distanze da una certa visione del karma. La legge karmica, dice il maestro, non è la manifestazione della malvagità del divino, ma è, come dice la stessa parola, legge. Per cui, come chi tocca una fiamma si scotta, così chi pecca subisce questo triplice effetto: l'effetto immediato, l'effetto che si ha dopo il trapasso e l'effetto che l'azione ha nelle successive incarnazioni. Ma come possiamo diminuire la possibilità di sbagliato? Conoscendo che cosa è errore. Ed ecco anche un altro aspetto del concetto di peccato. Infine, peccato è tutto ciò che danneggia noi e le altre creature. Quando l'uomo soffre, abbandona tutto ciò che crede per ricercare la causa della sua sofferenza. Così, fino dai primordi dell'umanità, da quando i selvaggi rimanevano vittime di qualche evento calamitoso della natura, si domandavano il motivo di quella sofferenza, perché indubbiamente questi eventi si traducevano per loro in sofferenza. E naturalmente, non avendo a disposizione altre spiegazioni, immaginavano che ciò dipendesse dalla collera divina. Questa è una concezione poco evoluta della sofferenza. Ma se si pensa che fra questa e quella più recente, secondo la quale la sofferenza sarebbe una specie di prova, esistono tanti e tanti anni di esperienze umane, ci si rende conto che nella comprensione della realtà che ci circonda non si sono fatti grandi progressi. Infatti, anche pensare al dolore come se fosse una sorta di collaudo dell'uomo, come se Dio fosse un vasaio che guarda alla fine del suo lavoro contro luce i vasi per vedere quelli che sono interi e quelli che sono riusciti con qualche imperfezione o con qualche foro, e poi mettesse da una parte quelli ben riusciti e dall'altra quelli scartati. È alquanto infantile e pare incredibile che ci si ostini ancora a presentarla agli uomini, quegli stessi uomini che da un altro orecchio odono le conquiste della scienza, i miracoli della tecnica, e su. Com'è possibile che gli uomini ascoltino queste scoperte scientifiche, ne riescano ad apprezzare, se non i principi, i risultati, e al tempo stesso possano credere a queste immagini chiasastiche, immaginose, favolose della realtà, a questi concetti così vani, vacui di Dio. Certo, se si considera la storia del pensiero umano, si deve convenire che i popoli che più si sono avvicinati a comprendere la ragione vera della sofferenza sono stati i popoli orientali, i quali hanno capito che esiste una legge naturale paragonabile in un certo senso a un cieco fatalismo, perché è una legge che viene applicata in una sorta di automatismo, la legge di causa e di effetto. Evidentemente all'uomo interessa l'effetto doloroso, perché poco può interessare alla mente umana sapere che i suoi pensieri producono degli effetti, se questi effetti non sono dolorosi. L'egoismo umano in tutte le cose trae il suo vantaggio o svantaggio, fa un bilancio di tutto ciò che pensa, e fra tutto ciò che pensa, evidentemente ciò che lo preoccupa più di tutto è il dolore. Ed allora si interessa di conoscere quali sono le cause che gli danno questo dolore. I popoli orientali hanno scoperto, con la loro intuizione, la legge di causa e di effetto. Ed ecco che,
con poche parole, si è cercato di rendere agli uomini il senso di questa legge. Si è detto loro: voi non siete puniti per i vostri peccati, ma dai vostri peccati. Ebbene, anche questa immagine, che sembra così efficace e convincente, tuttavia è inesatta. E qui c'è la differenza posta dai maestri. Perché se vogliamo veramente capire il karma, ripeto, il karma doloroso, dobbiamo assolutamente prescindere dall'idea di punizione. Infatti il karma, effetto di cause mosse dall'uomo, non ha lo scopo di punire, ma lo scopo di far comprendere. La legge di causa e di effetto esiste per ogni aspetto, in senso negativo e in senso positivo. Il karma buono esiste, ma quello che interessa è il karma doloroso. Quando è che l'uomo muove un karma doloroso? Quando, nonostante i molteplici avvisi che vengono da diverse parti, non si comprende e si vuole esprimere, sperimentare e si vuole sperimentare direttamente. È allora che l'effetto doloroso costituisce l'unico rimedio per l'individuo, per capire quello che è suo ideale morale. Così, di ideale morale in ideale morale, l'individuo costituisce la sua coscienza, grano a grano, tassello per tassello, ed acquista un sentire sempre più ampliato, sentire come sinonimo di coscienza, ed acquista un sentire sempre più ampliato, fino a che il suo sentire è già così consistente che egli può lasciare la ruota delle nascite e delle morti, lasciare le incarnazioni e continuare una vita futura di sentire e di comunioni sempre più estese con tutti gli esseri esistenti. Questa è una prima indicazione che ci viene su quello che attende l'uomo quando lascia quella che gli orientali hanno definito la ruota delle nascite e delle morti, ovvero il succedersi delle incarnazioni nelle quali sperimentiamo per maturare la nostra coscienza. Esistono i karma familiari e i karma collettivi di una nazione, di un popolo, di una società, di un gruppo etnico. L'umanità adesso si sta confrontando con un karma collettivo che è il karma di un intero mondo, di un'intera razza, la razza umana, con il Covid. Se ad esempio in una famiglia nasce un individuo menomato, il karma non è solamente suo, ma anche dei suoi familiari. Quell'esperienza non coinvolge ingiustamente quel gruppo di persone, ma è la conseguenza di cause mosse in una vita precedente. Ognuno a modo suo, cioè chi è portatore della menomazione, ovviamente avrà mosso delle cause che hanno determinato come effetto questa esperienza per fargli comprendere qualche cosa rispetto alle persone che sono portatrici di menomazione. Magari una persona che ha irriso alle menomazioni altrui, che ne so. Poi c'è il karma dei familiari che sono addolorati o che si devono far carico di un figlio menomato con tutta la fatica che comporta. E lì evidentemente ci sono karma che riguardano le cure e l'attenzione che in altre esistenze qualcuno ha avuto o non ha avuto per persone menomate, via via via. Quindi è un karma che coinvolge più persone, un karma familiare. Il conoscere che il karma doloroso non è una ingiustizia per chi lo subisce. Non ci deve esimere dal provare pena per le creature colpite, che anzi devono essere oggetto di tutta la nostra comprensione, di tutto il nostro amore. E se il karma ci colpisce direttamente, non dobbiamo crederci abbandonati da Dio o vittime di una ingiustizia. Certo, è difficile accettare l'idea che le nostre sofferenze dipendono da cause mosse da noi.
da qualcosa che non abbiamo capito o alla quale non abbiamo posto attenzione in una precedente incarnazione. In questa visione della vita si rivela la funzione evolutiva del dolore, la funzione evolutiva del dolore. Vediamo al suo sorgere questo dolore, quando si chiama sensazione spiacevole. Fino alle soglie dell'incarnazione umana, l'individuo conosce la sensazione spiacevole per gli urti che riceve dall'ambiente nel quale vive e che si riflettono sul suo veicolo fisico. Pur provenendo da questo, la sofferenza si rivela nel suo corpo astrale, al pari di tutte le altre sensazioni, ma è solo da uomo, quando il corpo mentale è abbastanza organizzato, che il dolore è più sentito. Ciò accade per l'aumentata sensibilità e per l'accresciuto campo di azione dell'uomo che gli procurano nuove forme di sofferenza, se egli non vuol comprendere, sconosciute agli animali. L'io è virgolettato qui, è tra virgolette, perché l'io è proprio una struttura precisa, su cui poi ci soffermeremo a lungo. L'io, quale vasta gamma di rammarico, dispiacere, sofferenza e dolore procura all'uomo? L'ambizione con il desiderio di primeggiare procura, se contrastata, una vera e propria sofferenza a chi desidera espandere la propria personalità. Però anche questo genere di dolore che proviene dall'io, alla mente, io mente sono praticamente sinonimi, si rivela nel veicolo astrale dell'individuo. Dopo il trapasso, quando il corpo astrale viene abbandonato e la consapevolezza, perché ha sufficiente evoluzione da permetterlo, si sposta nel piano mentale, il dolore o qualsiasi spiacevole sensazione non è più avvertito dall'individuo. Similmente avviene per chi, abbandonata la ruota delle nascite e delle morti per raggiunta evoluzione, non ha più bisogno di incarnarsi nel piano fisico. Il dolore è quindi necessario fino ad un certo punto dell'evoluzione individuale. Oltre non ha più ragione di esistere. Ma prima di allora non può esservi evoluzione senza dolore. È attraverso l'alternarsi delle sensazioni spiacevoli con le piacevoli che prima la pianta e poi l'animale vanno sviluppando il proprio corpo astrale. Ed è attraverso questo passaggio, riconoscendo e catalogando i tipi di sensazione, che l'individuo organizza la propria mente. Nell'uomo poi il dolore, che è sempre causato da qualcosa che egli non ha compreso, nell'uomo porta comprensione. Lo rimuove dalle cristallizzazioni nelle quali è caduto e rappresenta il mezzo attraverso cui, per la misericordia divina, l'uomo dall'errore passa alla verità. Sublime alchimia. Vorrei vedere un po' delle cose che sono state scritte dagli amici qua. E vedere se c'è qualche cosa che posso cercare di chiarire, di rispondere. Allora, Mariella, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Questo è sicuramente bello, ma c'è un altro punto che aggiungerei qua, che per me è molto importante, e cioè non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, e fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. Tante volte questa seconda parte la trascuriamo. Ma è molto educativa. Tutto ciò che fai e come lo fai ti ritorna indietro. A volte sì, a volte no, ma riferito proprio a noi, a me, alla persona presente qui, perché poi quando parliamo del fatto che il karma, ovvero l'effetto
Cristo ritorna in una successiva incarnazione, in quel momento là noi siamo abitati da una coscienza che, diciamo, in una precedente incarnazione non aveva compreso alcune cose e quindi ha commesso degli errori, diciamo, no? E ne subiamo l'effetto noi senza sapere che cosa è successo nelle precedenti incarnazioni. E lo subiamo perché abbiamo in quel momento una coscienza ancora immatura ma pronta per apprendere quella lezione. E quindi incontriamo quell'effetto. Alle volte lo incontriamo, incontriamo gli effetti di cause mosse in questa stessa vita, altre volte meno. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Ci sono tanti saluti, grazie, grazie a tutti quanti. Se, allora, è sempre piacevole, vabbè, ok, grazie, se avete da chiedere qualche cosa rispetto a quello che abbiamo appena letto, approfittate di questo momento. Poi, non voglio iniziare un capitoletto qua che forse ci porterebbe un po' lontano e che voglio trattare la prossima volta, ma intanto vi dico che siamo arrivati a pagina 168 del Libro dei Mondi, e che vi suggerisco di rileggere, come vi ho detto sempre anche le altre volte. È molto importante che abbiate chiare queste prime parti dell'insegnamento, anche se poi verranno, come dire, ampliate, approfondite, non mai negate, ma approfondite. Per esempio, troveremo un modo, troveremo, i maestri hanno trovato un modo per conciliare dentro di noi, che siamo immersi nel divenire, nella corsa della vita, per conciliare dentro questa corsa anche l'eterno presente, cioè una condizione di viva immobilità in cui avvengono le cose secondo una successione particolare che si traduce poi per noi in questa esperienza della corsa della vita, così veloce, così frenetica. Allora, se voi non avete altre domande, mi pare che nessuno stia. Ciao Stefano, mi pare che nessuno in questo momento stia facendo delle domande, anche perché quello che ho letto oggi era effettivamente estremamente chiaro, molto lineare. Quando sulla Terra c'erano solo i dinosauri, quindi i dinosauri erano delle forme animali, no? Per cui in quel momento sulla Terra non c'erano gli uomini, non c'era l'entità uomo, non era presente sulla Terra. Infatti noi sappiamo che non c'è stato un confronto tra queste due forme esistenziali. I dinosauri, successo un bel po' di tempo fa. Adesso noi ci confrontiamo con un altro tipo di forme. I dinosauri facevano come tutti gli altri animali presenti in quel momento, costruivano, partecipavano della costruzione dei corpi astrali e di una quota minimale di mente molto istintiva, per cui erano animali individuali. Poi sapete bene che a un certo punto, probabilmente per effetto di un meteorite, l'era dei dinosauri è scomparsa, è finita, ma quello che è accaduto dal punto di vista spirituale è che tutte queste creature avevano costituito sufficientemente, nella dimensione della coscienza, strutture astrali adeguate a fare un certo tipo di esperienza. Questa costruzione delle strutture astrali poi maturano al punto tale da permettere, quando si creano le condizioni ambientali adatte, la manifestazione di una coscienza più ampia, che è la coscienza dell'entità uomo, il quale ha preso, come dicevano i maestri, forma, la forma più adatta all'espressione di quella coscienza maturata fino a quel punto, ed erano, come abbiamo detto poco fa, le scimmie. Va bene, io direi che
ci possiamo salutare, so che ci vediamo, eccoci che non mi ricordo più quando, so che ci vediamo in dicembre, non mi ricordo esattamente, però seguite su questa pagina, dunque sicuramente non fra, mi sembra, 15 giorni, ci vedremo, mi sembra intorno all'11, vediamo un po' se riesco a dirvelo con più precisione, se ce la faccio, vediamo un po', allora, dicembre, eccoci qua. Potrebbe essere, ma non l'ho segnato. Comunque, seguite le indicazioni che vengono da Anna. Ah, qui c'è qualche cosa. Ora vediamo se posso rispondere. Seguite comunque le indicazioni che vengono da Anna Tamburini, che saluto perché so che non è stata bene, ha dovuto fare un piccolo intervento. La salutiamo tutti con molto affetto perché ci permette di fare questi incontri importanti su questa Università della Conoscenza. Qui Mariella domanda: l'entità che si accinge a una nuova incarnazione cosa porta con sé e dell'io originale possibile ne conservi caratteristiche? Non dell'io, l'entità che si aggiunge a una nuova, come si diceva nelle letture precedenti, quando una coscienza prende un nuovo corpo, cioè un sé prende un nuovo corpo, porta tutta la ricchezza acquisita fino a quel momento. Cioè ogni esistenza produce un succo di esperienza, un succo che si trascrive in quello che i maestri hanno definito il corpo acasico, il quale non scompare mai come scompare dopo ogni trapasso, a poco, il corpo fisico, il corpo astrale, il corpo mentale. Ma questa coscienza si accresce delle esperienze, il corpo acasico è in costante crescita, incarnazione dopo incarnazione. E quando si rincarna è ricco di tutte quelle esperienze lì. Poi per i destini necessari al percorso evolutivo di quella coscienza, magari nella nuova incarnazione si concentrerà su un aspetto piuttosto che su un altro e quindi magari non manifesterà tutta la ricchezza della coscienza acquisita, ma solo quella parte utile a svolgere il suo percorso evolutivo da quel momento in poi. Ma non porta niente dell'io, non porta niente dell'io, perché l'io viene abbandonato. L'io lo possiamo identificare nella mente e quando lasciamo il corpo fisico, sappiamo che viviamo con il corpo astrale, nella dimensione dell'astrale e poi il corpo mentale, astrale, poi li abbandoniamo perché non sono più utili allo scopo per il quale si sono organizzati e ciò che rimane è proprio il succo di questa esperienza, il succo che si trascrive per sempre dentro il corpo acasico, non va mai perduto questo. E quindi ecco, vedete che mi sta dicendo Nicola Fiorentino che venerdì 11 dicembre alle 21:30, cioè sarà una serale, una diretta serale. Forse sarebbe per uno segnalare incontri sul sito del cerchio. Grazie, sì, qualcuno ci penserà. Va bene, io credo che sia arrivato il momento di salutarvi. Vi sono molto grato della vostra presenza qui e ci rivedremo l'11 di dicembre, con molto piacere. Un caro saluto.